Io faccio video, io decido quale registrare, di quale squadra parlare, a prescindere che sia un tifoso o meno di questa o di quella squadra. Sapete tutti qual è il mio tifo d'appartenenza, a quale squadra appartengo, ma questo non toglie che possa parlare anche di altre squadre e nella fattispecie del Napoli. E prima mi rompevano le scatole per l'Inter, parli sempre dell'Inter, adesso anche altre volte per il Napoli. Che cosa avete contro i napoletani? Che cosa avete contro le altre squadre che non siano le vostre? Perché, mi domando, perché il calcio è il più bel gioco al mondo, è lo sport migliore secondo Enrico Caffarelli. Adesso vi faccio vedere questo video per farvi capire di cosa sto parlando. Una roba assurda, ragazzi, una roba assurda. E su tutti i miei profili, su Instagram, su TikTok, anche qua su YouTube, non riesco a capire perché avete questo acredine, questo livore nei confronti del Napoli in questione adesso, dei tifosi napoletani, dei tifosi interisti, ma anche delle altre. Che cosa ci avete? Ragazzi, parliamo di sport, di calcio. Un episodio può essere a favore, un altro meno. Ma questo non va a disquisire del fatto che io possa parlare di una squadra differente dalla mia, oppure dalla vostra, oppure dalla vostra. Non riesco a concepirla questa cosa, ragazzi. È vero che sui social è così, lo so, adesso. Sicuramente scriverete voi che è normale, però io ne voglio parlare, no? Voglio discutere anche con voi quali siano le problematiche. Comunque, sentite questo video e poi dopo vi dico che cosa è successo. Sentite, eh? Napoli, top 5, 5 calciatori migliori di sempre. Io insieme a mio figlio Manuel. La facciamo, intanto invitiamo a fare la vostra qua nei commenti dopo aver lasciato un like e a seguirmi. Diventate miei follower. Al quinto posto chi ci mettiamo? Mi hanno Manuel, dai, chiesto di cominciamo fare con la te, che top sono io. 5 Dimmi, dei dimmi, dimmi. calciatori Chi ti napoletani, viene in di mente? sempre. A me Ciro Ferrara. Ciro Ferrara, che oltre col Napoli è stato anche un grande calciatore con la Juventus, però ha giocato col Napoli, quindi al quinto posto Ferrara. Quarto posto Manuel? Un centrocampista, dai. Anziché. Hamsik, sì. Come lo chiamano a Napoli? Mare Chiaro. Quarto posto, Hamsik. Dai, terzo Terzo posto, posto. top. Tre, un attaccante, dai. Io Quasi direi finito, Kvaratskhelia. eh? Così non credo scheda. Osimhen o Kvaratskhelia? Io, a me piace Kvaratskhelia, ragazzi. Quindi, terzo posto, Kvaratskhelia. Secondo e primo? Tosta qua, si fa tosta, eh? Cavani. Ah, Cavani, però c'era pure Higuain. Carega, tu non te lo ricordi Carega? Vabbè, dai, secondo posto lascio Cavani, dai. Cavani, secondo posto Cavani, Osimhen pure. Vabbè, secondo posto Cavani. Cinque volte per Lo so, 10. dobbiamo fare la top 10, c'ha ragione mio figlio. Primo posto, te lo dico io, lo posso dire io? Bruscolotti. Questo è No, con tutto il rispetto di Bruscolotti, Maradona. Diego Armando Maradona, fai la tua nei commenti, ciao. Allora, questo è il Top 5. video in questione, no? Ho postato questo video con mio figlio. Mi hanno chiesto prima, ho fatto la top 5 della Lazio e poi mi hanno detto: Enrico, perché non fai la top 5, 5 calciatori migliori della storia del Napoli, no? Una stupidaggine, ragazzi, una stupidaggine. Non credo che sia tutto questo problema fare una classifica. Stavo al parco, mi stavo divertendo. Non potete capire i commenti. Non potete capire che commenti negativi, addirittura insulti. Ma non vado a parlare, che ne so, dei romanisti, dei laziali, degli juventini. Non faccio, diciamo, non li raggruppo in una cerchia. Proprio singolarmente, no? Certe persone sono cattive. Sono cattive. E sentite questo che cosa ha fatto addirittura. A me non è che me ne frega poi così tanto, eh.
non è che io possa avere problemi se una persona faccia quello che sto per farvi vedere. Però, sempre per parlare, per farvi capire, sentite. Napoli, ho fatto la top 5, i 5 calciatori migliori della storia del Napoli, insieme a mio figlio Manuel, stavamo al parco ridendo e scherzando, e tu mi togli il segui, non sei più mio follower per questo motivo. Ma ragazzi e ragazze, qual è il vostro problema? Io l'ho fatta della Lazio, della Roma, la farò della Juve, dell'Inter, del Milan, ma che problema avete? Perché tutta questa cattiveria? Io non lo concepisco. È uno sport il calcio. Per me il migliore al mondo. Enrico Caffarelli non ha problemi con nessuno. E per questo motivo mi togli il segui. Non sei più un mio follower. Secondo me è ingiusto. Poi fai tu. Ciao. Napoli, ho fatto la top... Cioè, sono arrivati addirittura a togliermi il follower, il segui, perché ho postato un video per la top 5 del Napoli. Non mi interessa nulla, per carità, però pensate voi dove spinge una persona, un video, a farmi togliere, a disiscrivermi dal canale, dal profilo. Ragazzi, ma stiamo scherzando? Stiamo scherzando? Cioè, il Napoli è come le altre squadre. Il Napoli ha avuto calciatori fantastici. Il Napoli ha una storia. Seppur ha vinto pochi trofei come la mia Roma, però il Napoli è sempre una squadra che potrà dire la sua nel prossimo campionato, nella prossima Serie A, e quindi la tengo in considerazione, ne parlo, ma come ne parlo dell'Inter, della Juve, del Milan, della mia Roma? Ma se non c'è nulla da dire, se un Cristiano mi ha chiesto: Enrico, fai la top 5 del Napoli, ma qual è il problema? Aprite le menti, apritele! Il cervello lo dobbiamo usare. Sapete che noi usiamo soltanto il 5% delle nostre potenzialità intellettive? E qualcuno invece al di sotto anche del 5%. Ne sono sicuro. Ragazzi, scusate per lo sfogo. Ciao a tutti, da Enrico Caffarelli.